Logos Edizioni, la biblioteca della Ciopi, ci presenta Il rammendo di Isolde. Questo libro si ispira, Isolde ha preso come ispirazione i ricami palestinesi e la storia è una storia molto carina dove la protagonista è una bambina che perde continuamente le sue cose, i guanti, le chiavi e quindi la mamma la sgrida, stai più attenta, vatti indietro alle tue cose. Ma lei, complice anche un po' i racconti che le fa sempre la nonna, quindi c'è un rapporto speciale nonna-nipote, pensa che tutte le sue cose vadano a finire nel mondo di dietro, nel mondo di là, perché come in un ricamo c'è una parte davanti bella e ordinata e una parte di dietro invece temibile e confusionaria. E allora la bimba vuole risolvere questo problema e pensa di farlo in una maniera molto intelligente, cioè andando, vedete, a cucire i buchi che mettono in comunicazione il mondo di là con il mondo di qua e quindi fanno sì che lei perda tutte le sue cose. Quindi inizia a girare con ago e filo, bella tranquilla, e ogni volta che trova qualcosa interpretabile come un passaggio fra i due mondi, lei rammenda e cuce, rammenda e cuce, rammenda e cuce. Fino a che, contenta, la sera se ne va a letto, sicura che poi non succederà più niente, non perderà più niente. Ma la mattina dopo c'è una bella sorpresa, perché il mondo è nascosto da una fitta nebbia. Ma da dove nasce questa nebbia? Non si capisce, ma lei ha subito un'intuizione, riesce a intuire che avendo chiuso questi passaggi che mettevano in comunicazione i due mondi, l'aria non circola, possiamo dire, poi ognuno di noi interpreterà il mondo di là come meglio preferisce, l'aria non circola e quindi lei si vede costretta ad andare a togliere di nuovo tutti i rammendi che aveva fatto per permettere al mondo di dietro e al mondo davanti di comunicare liberamente. E il libro, graziosissimo, finissimo, molto intelligente, si conclude con i personaggi del mondo di là che il giorno del solstizio festeggiano e sono contenti della loro bella e varia situazione. Quindi, per la Biblioteca della Ciopi di Isol, Il rammendo.